Ciao a tutti, mi è stato chiesto di fare un invito alla scuola della parola da parte di Don Enrico, che saluto e lo faccio volentieri perché sono convinto che l'accostamento alla parola di Dio sia il pane che ci permette di andare avanti. Una volta il cardinale Martini disse: al giorno d'oggi io sono convinto che se un cristiano non accosta quotidianamente la parola di Dio, non riesce a proseguire nel suo percorso di fede. E Papa Francesco ci invita quasi tutti gli Angelus a prendere in mano il Vangelo, magari anche solo un brano al giorno, qualche riga, a farne come la guida di quella giornata, proprio per riuscire a calare la parola di Dio nel nostro quotidiano. Personalmente, credo che una interiorizzazione, un fare entrare nel nostro cuore la parola di Dio, non sia una specie di soluzione magica per tutti i problemi. C'è qualcuno che cerca a volte nella Bibbia la parolina chiave, il motto, quasi che fosse una specie di oroscopo del giorno. Non è questo, e questo certamente non è ciò che intendevano dire il Cardinal Martini e che vuole dire Papa Francesco. È piuttosto un creare dentro di noi una mentalità che ci permette poi di affrontare i singoli problemi. Sarebbe allora molto utile, credo, seguire il Vangelo del giorno. Ormai ci sono tanti strumenti anche sul cellulare, si possono scaricare le app, per scegliere dal Vangelo del giorno una frase che diventi la guida di quella giornata, che diventi quasi come gli occhiali con i quali guardiamo la realtà. C'è un passaggio molto difficile nel Vangelo, difficile perché rappresentò un momento di forte crisi tra Gesù e i suoi discepoli. Nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, Gesù aveva detto cose un po' difficili, per un ebreo anche piuttosto, disgustose. Chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna. Allora Pietro lo sgrida e gli dice: se continui così se ne andranno tutti. E Gesù dice: anche voi forse volete andarvene? Allora Pietro, impulsivo come era, preso da un momento di riflessione e preso in contropiede, dice: ma da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Io penso spesso a questa espressione di Pietro: tu solo hai parole di vita eterna, perché noi sentiamo milioni di parole di vita terrena, parole che ci possono servire, a volte molte parole superficiali, ma le parole di vita eterna le troviamo solo nel Vangelo. E le parole di vita eterna non sono parole che ci riguarderanno un giorno, ma orientano la nostra vita oggi. Solo se uno ha una prospettiva di una meta bella, cammina. Ha la forza di muoversi, di affrontare le difficoltà del viaggio, di sudare, di scivolare, di portare uno zaino pesante se gli viene promessa e assicurata una meta bella. Se dovesse partire sapendo che tutto finirà in una meta squallida, in magari una meta che non ha nessun panorama, dove non c'è neanche un bar per prendere una birra, certamente non partirebbe. Allora credo che l'accostare quotidianamente una parola di vita eterna aiuti proprio il percorso della vita terrena. Da ultimo vorrei parlare del silenzio, anche se è un controsenso, perché del silenzio si dovrebbe tacere. Credo però che non dobbiamo avere paura di qualche spazio di silenzio per far risuonare la parola. Gesù, prima di parlare per 3 anni, ha taciuto per 30 anni, ha ascoltato la vita del villaggio, i problemi familiari, probabilmente ha incontrato gli amici, non ha giocato al computer perché non c'era, ma immagino che avrà fatto tanti altri giochi. Ha ascoltato le cose umane per poter poi dire le cose divine in maniera incisiva. E io vedo che chi è abituato a momenti di silenzio, conosco delle persone che sanno pensare, poi fa uscire le parole che contano. La parola di Dio può risuonare se abbiamo il coraggio di crearle una culla di silenzio.
di darle degli spazi anche con qualche momento in cui la facciamo risuonare nel nostro cuore. Alla fine, allora, un consiglio, anche per seguire bene questo percorso della parola che farete. Ogni giorno qualche minuto riservato alla parola di Dio, la lettura del Vangelo del giorno, un momento di silenzio, la scelta di una frase che è la guida di quella giornata e piano piano il cuore cambia. Buon cammino.